Il Pescara Grandi Imprese riesce nell'opera che fino ad oggi avevano fallito tutti, vincere al provinciale di Trapani. Se si voleva una risposta forte della squadra dopo la settimana dedicata più alla partenza di Maniero che al ritorno del campionato, ebbene questa c'è stata e anche forte. Baroni perde all'ultimo istante Pesoli e deve mettere in campo una difesa rabberciata. Sarà più che sufficiente. Che il pomeriggio dei biancazzurri fosse quello giusto lo si capisce immediatamente. Dopo sei minuti Pucino pesca Bjarnason libero sul secondo palo, ma il colpo di testa dell'islandese si perde alto. Fallita la palla gol, il Pescara teme il ritorno siciliano che arriva subito dopo con una conclusione di Barilla che Aresti mette in angolo. Il Pescara comunque c'è e al dodicesimo va in vantaggio con una perla di Pasquato che controlla con il petto e poi calcia al volo mandando la palla ad insaccarsi sotto la traversa. Una vera perla che potrebbe essere bissata poco dopo, ma questa volta la conclusione del numero 25 pescarese termina fuori. Il Trapani però è sempre vigile e al diciottesimo trova il pari. Azione a percussione con Barilla che conclude, ma la traversa gli nega il gol. Poi la palla termina sui piedi di Basso che tira di precisione con la palla che si sacca nell'angolino basso. Il Trapani comincia a menare le danze, prima Basso al 22esimo, poi Abbati al 29esimo e poi Barilla al 33esimo attentano alla porta di Aresti, ma questa è la giornata del Pescara che al 34esimo torna in vantaggio. Memusciai recupera palla sulla tre quarti avversaria, serve Pasquato che si libera bene in area e altro Fendente che manda la palla alle spalle di Marcone. Il riposo in vantaggio dovrebbe mettere le ali ai biancazzurri, ma al rientro in campo al Trapani bastano 35 secondi per trovare il secondo pareggio. Mancosu si beve Zuparic nell'uno contro uno e batte Aresti. Per il Pescara dovrebbe essere una mazzata e invece si trasforma nella spinta per la vittoria, anche se al quarto Mancosu ha la palla del vantaggio trapanese, ma fallisce la mira. Al nono il Pescara torna per la terza volta in vantaggio. Prima Zuparic di testa colpisce la traversa, poi la palla viene liberata dalla difesa siciliana in calcio d'angolo e sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Politano segna un gol bellissimo con una conclusione a giro che non lascia scampo a Marcone. Le squadre continuano a creare occasioni a ripetizione, ma il Pescara chiude ogni discorso al sedicesimo. Melchiorri fa il vuoto sulla destra, supera anche il portiere e poi appoggia Bjarnason per la più comoda delle conclusioni. Il poker è servito. Al 19esimo Bjarnason si libera ancora in area ma fallisce il quinto gol. Poi al 28esimo è Politano a chiamare Marconi alla parata stravagante. Il Trapani sembra le corde, ha un sussulto alla mezz'ora con Mancosu che conclude, ma Aresti vuole essere protagonista anche lui e compie il miracolo della giornata. Subito dopo è la volta di Melchiorri a impegnare Marcone. L'ultimo sussulto lo offre Bjarnason che si presenta solo davanti a Marcone che gli dice di no. È l'ultima delle tante emozioni, il Pescara è in zona playoff, la crisi e Maniero adesso sono sempre più lontani.